Questa, signori, è la faccia di un uomo distrutto completamente perché ha letteralmente perso gli ultimi 30 minuti della sua vita registrando un video che non vedrete mai perché l'audio è completamente distrutto. Ma passiamoci sopra. Vabbè. Buongiorno a tutti, per chi non lo sapesse, mi chiamo Gilberto, ho 24 anni e sono socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. E visto che siamo in clima natalizio, signori, oggi vi faccio un regalino. Vi mostro in modo molto semplice come trovare aziende da monitorare per il 2023 e poi successivamente l'ultimo regalino saranno tre aziende che secondo il mio algoritmo può avere senso comprare nel 2023. Per chi non lo sapesse, Finviz ha la possibilità di creare uno screener gratuito andando a selezionare i parametri da tenere in considerazione. Allora, io parto dal presupposto che inserirei magari market cap, direi sopra i 2 miliardi. Poi indice direi S&P 500. Un'altra cosa che possiamo andare a inserire magari è impostare un target price al di sopra di 10%. Ovviamente target price, per chi non sapesse, è la media tra i target price degli analisti ad un anno. Poi andiamo a inserire qualche altra cosa interessante all'interno della parte fondamentale dell'azienda. Andiamo a inserire magari un forward P sotto 30. Non... Una cosa che vi consiglio di fare è non inserire troppe cose molto specifiche perché non deve fare la valutazione al posto vostro, ma deve semplicemente essere uno screener. Quindi una cosa che possiamo fare è inserire un return on equity positivo e un return investment positivo. Un'altra cosa che possiamo aggiungere magari è un return on equity buono, diciamo magari sopra un 10%. È un return on investment sempre sopra il 10%. Un'altra cosa che possiamo fare magari è inserire un current ratio sopra 1 e un quick ratio sopra 1. E poi, secondo me, un'altra cosa che potremmo fare è andare ad impostare che nel 2023 gli utili per azioni crescano in relazione al 2022. Quindi possiamo fare EPS growth next year, mettiamo positivo. E qua ho fatto quello che vi dicevo non avrei dovuto fare, cioè mettere troppe cose che vanno a ridurre troppo il campo. Però potremmo già iniziare a vedere qualche azioncina interessante. Ad esempio, aziende che avevo sotto il mio monitoraggio, potremmo già averne trovate due, che sono Meta e Intel. Quindi andiamo a farci una lista, va? Andiamo a crearci quindi la watchlist 2023. I primi due simboli che inserisco sono Intel, magari, e Meta. Poi ovviamente, come vi dico sempre, dovete andare a guardarveli meglio. Però io li conosco già, quindi posso già dirvi che sono interessanti. Però per chi fosse interessato potete aprirli e andiamo a vederceli un po' più nel dettaglio. Come potete vedere qua, andiamo già subito a vedere che hanno un forward P molto sempre basso. Sia Intel sia Meta hanno sempre multipli molto bassi perché, infatti per chi non lo sapesse, sono entrambe crollate tantissimo. Considerate che dai massimi Intel sta a meno 60%, forse i massimi pure li ho toccati, ecco, anzi sta di più dei massimi, però i massimi recenti sarà almeno 60%, mentre Meta sta addirittura a un meno 67%, ma in realtà è di più. Cosa possiamo fare? Andiamo a vederci un attimo al volo magari qualche altra azienda, tipo Biogen è un'azienda che conosco, avevo già in passato in portafoglio, però poi ho deciso di vendere perché la reputo troppo rischiosa. Un'altra azienda che possiamo aggiungere allo screener è NXP, perché anche questo è molto interessante, stavo guardando prima, è un'azienda olandese di semiconduttori, si aspettano anche una decrescita lieve per il 2023, poi una crescita del 2024, potrebbe essere interessante da seguire. Andiamo magari ad allargare un po' il campo andando a togliere il forward P, ce ne trovo uno in più che non riesco a capire quale sia. Ora proviamo ad andare a modificare qualche parametro e vedere se ci escono fuori altre aziende. Potremmo provare a togliere il current ratio e togliere il quick ratio. Allora, abbiamo già trovato tre aziende così, proviamo a vedere se andando a modificare qualche parametro troviamo qualche altra azienda interessante. Allora, ad esempio, andiamo a vedere mettendo un price su free cash flow non troppo alto, quindi andiamo a mettere magari under 25 e premesso, già facendo così ci togliamo 400 aziende dallo screener, che l'S&P 500 ha 500 tra aziende, mettendo un free cash flow positivo e sotto under 25, quindi tra 0 e 25, ne andiamo già a togliere 400.
Poi, cosa possiamo andare a fare? Andiamo a togliere il target price. Poi, direi che può avere senso mettere un peg non troppo alto. Quindi andiamo a mettere sotto il 2. Per chi non lo sapesse, il peg è semplicemente il price earning growth ratio, che mette in relazione il PE attuale con la crescita degli utili prevista per i prossimi anni. Quindi è un buon indicatore. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a scegliere un'azienda che per i prossimi 5 anni avrà un utile in crescita. Quindi mettiamo positivo, ci sono le altre 5 aziende. Possiamo poi aggiungere magari il fatto che l'utile per azione per i prossimi 5 anni cresce, quindi andiamo a mettere ancora positivo. Però vabbè, qua non diminuiscono le aziende, quindi vuol dire che già queste 66 aziende hanno prospettive di crescita per i prossimi 5 anni. Quindi magari aumentiamo leggermente, mettiamo sopra il 10%, ce n'è già qualcuno, mettiamo sopra il 15%. Ok, può iniziare già a essere interessante. Ecco, un'azienda che già mi capita all'occhio che potrebbe essere interessante è Booking. Quindi andiamo a inserirla in watchlist. Questa watchlist qua la faccio semplicemente perché alla fine andremo a vedere quali 10 aziende saranno uscite fuori. E se avete piacere, mi fate sapere qua sotto nei commenti quale azienda volete che io analizzi nel dettaglio e vi porterò il video. Promesso. Ovviamente per chi non lo conoscesse, Booking è semplicemente l'intermediario per i viaggi. Ma penso lo conoscete tutti. Ultima cosa che vorrei aggiungere è un return on equity, un buono sopra il 10 e un return on investment sopra il 10 e vediamo cosa esce. Ce ne rimangono 13. Allora, un'azienda che mi ricordo ho avuto in portafoglio è anche Nucor Corporation, sulla quale ho anche guadagnato abbastanza bene. Vediamo un po' che fine ha fatto, perché non l'ho mai più seguita. Ok, potrebbe essere interessante da guardare. Ha un P di 4, un forward P di 10, ovviamente essendo nel campo delle materie prime ha beneficiato assolutamente dell'aumento dei prezzi, quindi potrebbe essere interessante inserirla e andare a vedere un po' nel dettaglio come se la passano. Quindi andiamo a inserirla. 3, ce ne mancano ancora 2 e poi vi faccio vedere le ultime 3 che sono le aziende che ho già in portafoglio e che vi posso analizzare anche meglio nel dettaglio se avete piacere. L'ultimo mini screener che voglio farvi vedere è questa cosa qua. Andiamo a lasciare il price to free cash flow sotto 25, il PEG under 2 e poi andiamo a vedere quali aziende sulle quali hanno aumentato gli acquisti gli insider. Quindi andiamo a vedere insider transaction, mettiamo positive e già ci escono Exxon Mobil. Ah, Davita l'avevo già letto anche da altre parti, ma non conosco l'azienda. Potrebbe essere interessante approfondirla, quindi inseriamola. Che a vedere così sembra interessante, ma non conosco. E l'ultima, Starbucks, potrebbe essere un'altra interessante, che ho piacere di approfondire. Ok, abbiamo tirato fuori 7 aziende. Ovviamente vi faccio vedere lo screener e poi decidete voi come gestirvelo. Comunque, queste qua sono 7 aziende che ho tirato fuori io. Le ultime 3 che ho in portafoglio e che conosco molto bene, tra l'altro, e delle quali, se avete piacere, vi faccio un video approfondimento. Sono allora la prima, Google, interessantissima a questi prezzi qua. Se non avete l'azienda in portafoglio, a mio avviso, questo potrebbe essere uno dei momenti migliori della storia per inserirla. Andate a vedere quanto è scesa. Guardate quanto è scesa. Mamma mia, meno 40% dei massimi. Molto interessante. La seconda è Tesla, che anche lei è scesa tantissimo. Io ce l'ho avuto in portafoglio, ho iniziato a guadagnare tantissimo. Non ho mai venduto. Adesso che è scesa, sto continuando a comprare adesso. Ovviamente per un anno praticamente non ho più comprato perché era arrivata a prezzi che secondo me erano poco giustificati, però non era una posizione talmente grande da decidere di vendere, quindi semplicemente ho holdato e ora sto incrementando e dai massimi è meno 66% mi segna qua, ma in realtà mi sembra di più. Comunque da tenere in considerazione. E l'ultima, signori, inaspettata, è questa qua. WestRock. A mio avviso un'altra azienda molto molto interessante che si occupa di packaging dei prodotti in cartone. Se avete piacere, fatemelo sapere che vi porto un video dettagliato su qualche azienda. Magari nei commenti fatemi sapere quale preferite. E andiamo ad aggiungerla. Vi faccio vedere quali aziende sono rimaste all'interno della watchlist. Ok. Andiamo a vedere la watchlist del 2023. Ve la ingrandisco un pelo. Ve la faccio vedere qua centrale. Ok. Queste aziende qua potrebbero essere interessanti per il 2023.
se avete piacere le approfondisco maggiormente in un prossimo video. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e ciao.